Ciao, benvenuti sul mio canale a questo nuovo tutorial di Blender. Oggi cosa faremo? Trasformeremo Suzanne con un effetto creativo artistico e andremo ad animarla con i Geometry Node. In sostanza faremo questo. Quindi aprite un nuovo file di Blender, procediamo subito, ma prima voglio ricordarvi che se vi piacciono i miei video e volete supportarmi, iscrivetevi al canale YouTube. E da ieri ho attivato l'opzione abbonamenti, quindi se avete voglia, non è obbligatorio e facoltativo, di supportarmi nella creazione di contenuti, abbonatevi al canale. È un prezzo davvero piccolo piccolo, buy me a coffee, si può dire come un caffè al mese. Adesso proseguiamo, via al tutorial! Apriamo un nuovo file di Blender, sto usando la versione 3.4 e andiamo a cancellare subito il cubo. Quindi selezioniamolo in Object Mode, premiamo Canc o X dalla tastiera e cancelliamo il cubo. Possiamo nascondere alla vista per il momento la luce e la camera premendo Hide in Viewport, l'occhietto qua lo chiudiamo, premiamo 1 per portarci in vista frontale e andiamo ad inserire la nostra Suzanne. Add Mesh Monkey. Dopodiché ci portiamo in vista Geometry Node. Clicchiamo qua nel pannello in alto, Geometry Node. Andiamo ad allargare la vista del pannello. Clicco con il tasto sinistro, lo trascino e vado ad allargarlo. Mi riporto di nuovo premendo 1 in vista frontale ed ecco che possiamo cominciare il nostro tutorial. E clicchiamo su New. Ecco che vediamo comparire i primi due nodi principali, Group Input e Group Output. Il Group Input non è altro che la nostra Suzanne. Se io vado a scollegarlo, non vedo più Suzanne a video, ma rimane. Se entro in Object Mode, ecco che Suzanne rimane in modalità wireframe. Vediamola qua. Adesso vado a ricollegarli col tasto sinistro, verde to verde. Come possiamo definirli? Group Input è la mesh originale o comunque l'oggetto che noi decidiamo di trattare nella scena. Group Output non è altro che l'uscita, cioè tutto quello che noi vedremo alla fine è nell'output in questo nodo. Sapete come colorare i nodi? No? Bene, adesso lo facciamo subito. Una cosa carina che a me piace, soprattutto per visualizzare meglio i nodi, è andare a rinominarli e a colorarli con un altro colore. Se io con il mouse rimango nel pannello dei Geometry Nodes, premo N di Napoli, vedrò comparire questa schermata a destra. In questa schermata io posso cambiare colore al nodo e andarlo a rinominare, giusto per una migliore visione, è una cosa personale, voi se non avete voglia e non vi piace farlo, potete anche non farlo. Mi porto su Node, vedo che è il Group Input, quello che mi interessa, Suzanne in questo caso, vado a rinominarlo. Cambia nome immediatamente e posso anche decidere di cambiare colore. Se io ora allargo questa freccina, qua vedo la lista dei colori, posso anche ricolorarla con un altro colore. Ed eccoci qua che possiamo iniziare. Il primo nodo che possiamo inserire per la nostra Suzanne è un Subdivision Surface. Shift A per aggiungerli, S per andare a ricercare Subdivision Surface. E lo inseriamo tra Suzanne e il Group Output. Ecco che vediamo Suzanne che si trasforma. Possiamo scegliere il tipo di livello. Per il momento lasciamolo su 1 perché tanto dobbiamo trasformarlo in curva. Lasciatelo come Keep Boundaries. Qua vediamo delle opzioni, lasciatela sotto Keep Boundaries. Tutti gli altri setting per il momento lasciateli invariati. Oggi andiamo ad inserire più di 6 nodi per il nostro gruppo, quindi sarà una cosa un po' più complicata, ma non troppo, e anche più divertente. Vogliamo anche avere un po' di smooth sulla superficie di Suzanne, niente di più facile. Se vogliamo uno shade smooth, andiamo ad inserire il nodo. Shift A, S, Set Shade. Eccolo qua, Set Shade Smooth, e questo è il nodo.
e andiamo ad inserirlo tra il nodo Susan e il nodo di Subdivision Service. Quindi lo trasciniamo con il mouse, rilasciamo con il tasto sinistro e vediamo che abbiamo anche uno Shade Smooth. Diciamo che nel nostro caso non è proprio utile, poiché andiamo a convertire Susan in curva e avrà un altro aspetto dopo. Però voglio farvi vedere come si inserisce, quindi alla fine possiamo anche andarlo a cancellare, giusto per farvi vedere come si fa. Per la nostra esercitazione dobbiamo trasformare Susan in una curva. Andiamo ad inserire un altro nodo essenziale, Shift A, Mesh to Curve. Eccolo qua. Abbiamo convertito Susan in una curva. Questo è il primo passaggio della nostra esercitazione. Dobbiamo ora trasformare Susan, ovvero queste curve, in punti. Poi potremo andare ad inserire curve o ulteriori linee su tutti i punti per poi trasformarle nelle listelle che abbiamo visto nel video iniziale. Inseriamo questo nodo, Shift A S, Curve to Point, che troviamo anche nel gruppo curve. Inseriamolo tra Mesh to Curve e Group Output. Abbiamo trasformato le curve in punti. Adesso ne vediamo tantissimi. A livello visivo ci sembra come una rete formata da pallini, che poi non sono in realtà delle sfere, sono dei punti che hanno questa dimensione e questa forma. Possiamo andare a regolare il numero di questi punti in base alla nostra necessità e a quanti ne vogliamo. Se io adesso allargo il pannello, vado a cambiare il numero di count qui e vado a diminuirlo, andrò a diminuire anche di conseguenza tutti i punti della mesh. Questo dipende da quello che voglio fare, da quanti ne voglio avere, da quante curve poi successivamente vorrò inserire, perché le istanze dopo verranno posizionate esattamente al posto di questi punti. Quanti ne voglio io per la mia animazione e per questa esercitazione? Ne voglio esattamente 2, quindi lasciamo questo valore su 2. E ora vediamo Susan trasformata in puntini, ma sempre la sua forma rimane. Mi interessa, ecco, che si capisca che sia Susan. Un numero inferiore forse è troppo poco, non mi sta bene. Voglio che sia chiaro che si veda Susan, quindi lo lascio sul 2 per questa esercitazione. Come posso dire a Blender ora di inserire delle ulteriori curve al posto di tutti questi punti? Ora, come possiamo trasformare questi punti in mesh o curve che ci servono per la nostra animazione? Dobbiamo andare a inserire un nodo che è Instance On Point. A, S, Instance On Points. Non confondiamoci con Two Points, ma On Points. Eccolo qua, deve essere questo nodo, il nodo che comprende anche l'instance, e lo posizioniamo esattamente tra Curve to Points e Instance on Points. Ora è normale, non vi preoccupate, non state più vedendo Susan nella 3D View. Abbiamo dato un comando specifico a Blender, gli abbiamo detto trasforma i punti in un'istanza, cioè metti delle istanze sui punti. Ovviamente non gli abbiamo ancora detto che tipo di istanze, se mesh o un'altra cosa, per cui in questo momento non vediamo più Susan perché Blender è in attesa della nostra informazione. Vediamo qui che in questo nodo c'è Instance. È qui che dovremo collegare quello che vorremmo sostituire ai punti. Per la nostra esercitazione dovremo inserire una curva, esattamente quella della spirale. Dopo vi spiego perché. Non è una curva dritta e non è una linea. Add Curve, Primitive, Spiral, Curve Spiral. Scegliamo questa, dopo andiamo a settarla in modo corretto. Colleghiamo Curve to Instance. Non vi preoccupate, è così che deve essere al momento. Abbiamo inserito tantissime spirali per ogni punto della mesh. Andiamo a trasformarle in spirali dritte, in linee, per poi trasformarle successivamente in piccole listelle e andare avanti con il nostro tutorial. Resolution, andiamo ad inserire una. Ok, adesso si trasforma in questo modo, vedete? Rotation 1. Start radius a 0.1, ok, end e 8, portateli entrambi a 0.
Ora abbiamo delle curve, piccoli tratti, che vanno a definire la forma di Susanna. Quindi noi la vediamo, capiamo che è la sua forma, ci va bene così. Queste linee, queste curve dritte, questi tratteggi, andremo a trasformarli in piccole distelle. Quindi la curva va trasformata, deve avere un suo spessore, e per farlo andiamo ad inserire un altro nodo. Curve to mesh, Shift A, curve to mesh, se lo scrivo giusto. Ora questo nodo ci dirà di trasformare, ci consentirà di trasformare le curve in mesh per poter procedere con un rendering o con un'animazione fattibile. In questo nodo notiamo che c'è Profile Curve, Shift A, S, Curve Line. Eccolo qua. Colleghiamo Curve to Profile Curve. Non preoccupiamoci se lo vediamo così, però se vi avvicinate vedete che è stata trasformata in listelle, che è quello che ci serve per questa animazione. Andiamo ad impostare i settaggi correttamente, lasciamolo su points e in X inseriamo 0.02 e in Z 0.01. abbiamo impostato lo spessore e la lunghezza delle nostre listelle. Eccola fatta. Potete decidere di aumentare questi valori o diminuirli a seconda della vostra esigenza. Ora vediamo questo effetto molto molto particolare, che crea una specie di trasparenza, perché Susanna è alle stelle, che potete andare a ruotare, a modificare, potete creare centinaia di animazioni diverse. Io voglio con questo tutorial insegnarvi ad animare Susanna inserendo un drive. Un ulteriore passaggio prima di procedere è quello di inserire un materiale per queste listelle. Quindi, tenendo selezionata Susanna in Object Mode, andiamo ad inserire un nuovo materiale. Entro nel pannello dei material, selezioniamo più, nominiamolo Susanna, ricordiamoci di salvarlo e andiamo ad inserire questi parametri. Inserite il materiale che più vi pare piace. Io vi faccio vedere quello di base che ho messo per questo tutorial. Come base color io ho inserito un colore nero, metallico a 0, la roughness vado ad aumentarla a 1, IOR lo porto a 1 e alfa 1. Questo è il materiale che io ho deciso di assegnare a Susanna. Ovviamente adesso non si vede ancora nulla. Set material, Shift A, S, set material, lo inseriamo qui e all'interno di questa casella scegliamo il nodo Susanna. Vediamo già che ha preso colore. E realize instances, S, realize instances, cioè realizza le istanze. Questo nodo non va a modificare nulla all'interno della nostra scena, non va a modificare nulla in Susanna, semplicemente vi consentirà, se vorrete, di applicare alla fine il nodo, cioè realizza le istanze, trasformalo tutte in mesh. Quindi, se vogliamo, inseriamo adesso un plane, add mesh plane, lo portiamo sotto Susanna, andiamo a scalarlo di quanto ci pare piace. Entriamo in Edit Mode, selezioniamo questo qui, dietro, e Z. Andiamo a creare il classico pannello fotografico. Prendiamo il bevel e andiamo a creare un po' di bevel. Facciamo 30, ok. Rientro in Object Mode. Questo mi consentirà poi di vedere Susanna all'interno di un eventuale render. Poi andiamo anche ad inserire un'ulteriore luce. Allora, questa, inserisco una, inserisco un'aria, giusto, vado a montare. Poi voi decidete di piacere, se inserisco una, giusto, per vedere che fa e capire un'idea ovviamente. Mi metto in modalità cycle, vado a diminuire i sample. Lo faccio giusto per avere un'idea. Ok,
Per il momento lasciatelo così com'è, giusto per avere un'idea, ok? Ora rientriamo nel pannello di Geometry Node. Quindi questa è la soluzione semifinale. Qual è il prossimo nodo per poterla animare? Torniamo un po' indietro al nodo Instance On Points. Cosa contiene questo nodo di così importante per noi? Contiene il pannello della Rotation e Scale. Ed è qui che andremo ad animare la nostra Suzanne, ovvero andremo ad animare le curve. Noi andremo ad agire sulla rotazione di queste curve, di queste listelle. Abbiamo bisogno di un nodo Combine X, Y e Z. Combine X, Y e Z. Perché? Potremmo anche andare ad agire ed inserire direttamente il driver qui, ma nel mio caso non mi piace, quindi il mio passaggio molti di voi lo troveranno superfluo, ma io vi faccio vedere quello che ho fatto per la mia animazione. Beh, qua vi faccio vedere cosa sto facendo. Una rotazione, ripeto, impostata sull'asse Y, quindi collego Vector to Rotation, sposto questo in basso. Perché lo sposto in basso? Vado a prendere il nodo di uscita della rotazione X. Allora, questo Combine X, Y, Z funziona per la rotation, la location e lo scale. Quindi faccio una cosa di questo genere. Questo pallino che è rimasto vuoto nel group input. Cosa succede se io collego un qualsiasi cosa a questo pallino? Magari già lo sapete, però io ve lo faccio vedere. Collego. Compare qui nel pannello dei nodi questo input che è la rotazione sull'asse Y. Qui sotto potete collegarci tutti i nodi che volete e tutto quello che voi collegate nel nodo di input viene anche visualizzato nel pannello dei modificatori. Chi è abituato ad andare ad animare come me i modificatori, è più comodo farlo da qui. Potevo, ripeto, inserire anche il driver all'interno di questo pannello, però mi piace averlo per mia comodità nel pannello dei modificatori. Andiamo ad impostare subito il driver sulla rotazione dell'asse Y per poter fare l'animazione. Qui necessita di una breve spiegazione. Innanzitutto, che cos'è un driver? In inglese significa guidatore, colui che guida, e sarà la formula che noi andremo ad inserire che ci guiderà nella nostra rotazione. A differenza della normale animazione sulla rotazione che si va ad inserire per chi è abituato nei modificatori, ad esempio 360 x 1, 2, 3, ovvero fai un giro a 360 gradi della mesh o della curva e così via per una o due o tre volte, qui si presuppone che già sia impostato per una rotazione di 360 gradi. Quindi in questo pannello inseriremo un driver, e un driver si inserisce con questo simbolo che è quello del cancelletto. Dopo il cancelletto scrivete frame. Cosa vuol dire? Il frame è il secondo. Entriamo un attimo nel pannello qui del Output Properties e andiamo a vedere il frame rate. La nostra animazione, a me piace impostarla sempre 25 frame per secondo. In un secondo Blender mi calcolerà 25 keyframe. Facciamo subito un esperimento. Ritorniamo nel pannello dei modificatori, abbiamo inserito la formula drive frame barra 100, cioè vuol dire prendimi il 100% dei keyframe impostati di default, cioè 25 sulla rotazione. Ora che succede se premo invio nella timeline? Ok, ed avete la rotazione. Ora così non la vedete bene, vedete che sta cambiando il valore di Y man mano che si va avanti con la rotazione, perché lui calcola. Vedete che Suzanne sta cambiando forma, sta cambiando modalità, vedete? Perché le listelle, ecco, così si vede meglio, le listelle fanno un giro a 360 gradi comprendendo 25 keyframe al secondo. Se l'animazione non è completa è perché ho impostato solo 250 keyframe. Andate ad aumentare i keyframe in base alle vostre necessità per fargli fare un giro completo.
Se è troppo lenta, ad esempio l'animazione, e avete bisogno di completare il tutto in meno keyframe, andate a modificare il drive. Una volta che l'avete inserito, può essere cancellato, può essere modificato in base alle vostre esigenze. Per un'animazione più veloce, io nella mia animazione ho inserito 50, cioè ovvero ho dimezzato il tempo di esecuzione dell'animazione, quindi andando a diminuire questo valore si aumenta di conseguenza anche la velocità dell'animazione. Spero che abbiate ben capito la differenza di questo driver su come si può accelerare o come si può andare a rallentare l'animazione. Ed eccoci qua. Ora abbiamo Susanna che si muove, abbiamo le nostre listelle che si muovono con una rotazione sull'asse Y e potete così procedere a renderizzare, io l'avevo fatto in cycle, a renderizzare Susanna come più vi pare piace. L'effetto direi che è molto carino, mi piace, perché poi a un certo punto diventa trasparente in base alla luce, in base al pannello che c'è dietro, in base a quello che poi voi inserite in scena. Davvero questa animazione, siccome consente di fare tantissimi effetti speciali, provate con le sfere, provate con i cubi, provate a modificare ulteriormente le curve. Per questo tutorial è tutto, io spero che vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Lasciatemi pure i vostri commenti sotto a YouTube, io rispondo sempre a tutti. Rimanete collegati sul mio canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Grazie per aver guardato e al prossimo, ciao!